Sulla vicenda inerente il caso Regeni, nuove reazioni arrivano dall'Egitto. Infatti, il ministro degli esteri egiziano ha espresso preoccupazione per le dichiarazioni fatte ripetutamente dal suo omologo italiano Gentiloni in merito alla vicenda. Questi commenti, dice, non riflettono i comuni interessi dei due paesi o l'ampiezza della collaborazione offerta dalla parte egiziana in questo caso. Ricordiamo che nei giorni scorsi lo stesso ministro degli esteri Gentiloni aveva detto che non sarebbe stata abbassata la situazione di alta importanza in merito al caso della morte del ricercatore italiano. Intanto, i tabulati di alcuni dei 13 cittadini egiziani ritenuti di interesse per gli inquirenti romani sono stati consegnati alla procura dai magistrati del Cairo. A procedere all'invio degli atti è stato il procuratore generale della Repubblica Egiziana dopo la richiesta della seconda rogatoria internazionale inoltrata dalla magistratura romana lo scorso 14 aprile. Era il 5 maggio del 1956 quando Padre Pio, con un discorso inaugurale, inaugurò Casa Sollievo della Sofferenza a San Giovanni Rotondo, l'opera da lui fortemente voluta. Nella giornata di giovedì, sul pronao dell'ospedale, ci sarà una messa per ricordare quell'evento e a concelebrarla sarà l'arcivescovo di Agrigento e presidente della Commissione Episcopale Carità e Salute della CEI, Monsignor Francesco Montenegro. Per il presidente della Fondazione Casa Sollievo Castoro, celebriamo i 60 anni di vita di una casa che racchiude in sé come un unico corpo sia scienza medica che preghiera. Una casa che Padre Pio volle non solo come clinica modello, ma anche come un richiamo operante all'amore di Dio mediante il richiamo alla carità. Sarà fra le principali due squadre di Madrid, il Real e l'Atletico, la finale della Champions League, in programma il prossimo 28 maggio allo stadio San Siro di Milano. È stato questo l'esito del verdetto inerente alla seconda semifinale, che ha visto di fronte gli spagnoli allenati da Zinedine Zidane ed il Manchester City. Il gol decisivo è arrivato al 20° minuto del primo tempo su una sfortunata autorete. Nonostante le assenze, il City ha cercato comunque di onorare l'impegno, ma non è bastato. Dunque, il Real si concentra per la seconda volta in questo importante evento. Nella finale, giocata un anno fa e sempre con le medesime squadre ma con allenatori diversi, prevalse la formazione madrinista.